Bentrovati da Video il Critico. Oggi pagellanze di Monza Bologna 1-2. Una trasferta bellissima, una vittoria meritata, una cornice di pubblico rossoblu grandiosa che ha cantato dall'inizio alla fine della partita, anche quando è stata in svantaggio, e dei ragazzi in campo che hanno giocato bene e hanno meritato una vittoria che è arrivata giustamente. È arrivata giustamente, anche dopo essere stati in svantaggio a causa di un errore grossolano di un singolo, hanno ripreso in mano la partita e hanno vinto 2-1 in rimonta in trasferta. Quindi bene, bene, bene. Però siamo qua per fare le pagellanze. Prima ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Su TikTok ci sono dei video anche di ieri sera dei nostri tifosi e anche di qualche momento della partita. Partiamo col portiere. Lucas, 6, è stato chiamato in causa abbastanza poco. Non ha dovuto fare delle parate clamorose. Ma questo è successo perché? Perché Lucas prende 6? Perché c'è Lucumi che prende 7. Ragazzi, ieri partita sontuosa di Lucumi, ma è un difensore fatto e finito. Ottima partita. Ha dovuto lottare con un cliente scomodo come Petagna, perché sì, non è Van Basten, però un cliente abbastanza scomodo e molto molto fisico. Lucumi 7, bravo, bravo, ma quanto è bravo. Di fianco a lui Sumarò 6 e mezzo, ottima partita anche di Adama, granitico, 6 e mezzo anche Adama. Sugli esterni Posch 6 e mezzo, molto bene in fase difensiva, in fase propositiva qualche cross interessante è in grado di farlo, quindi Posch terzino mi piace molto, tant'è che l'assist l'ha fatto lui quello per Ferguson, e io a Posch gli do 6 e mezzo. Buona partita, molto molto buona. Cambiato dall'altra parte, gli do la sufficienza, sono sincero con voi, cioè gli do la sufficienza perché abbiamo vinto ed è stata una serata meravigliosa, perché qualche errore io l'ho ancora visto. Sì, l'intraprendenza c'è, sì, la grinta e la carica sono quelle giuste, però gli errori rimangono veramente numerosi. Io a Cambiaso comunque gli do 6. Centrocampo, Medel, 7. Giocatore stratosferico, straordinario, ha un peso specifico nel Bologna clamoroso, clamoroso. Un capitano che fa la differenza in una squadra. È un capitano che ti fa la differenza. Ieri anche Metronomo con la palla in mezzo ai piedi smistava i palloni, giocava con la difesa, cercava di giocare anche col centrocampo, e in fase di interdizione fondamentale, fondamentale. Gary Medel ieri 7, e forse sono anche stretto. In mezzo al centrocampo con lui Ferguson 7 e mezzo, altro gol fondamentale, altra partita di livello in mezzo al campo per quanto riguarda la fisicità che porta al centrocampo del Bologna, ma soprattutto per la visione della porta degli avversari, perché questo gioca per fare gol e si vede dall'atteggiamento. Ferguson 7 e mezzo, bellissima scoperta, bellissima scoperta. E bravo anche Thiago a metterlo lì. Diamo i meriti quando li ha Thiago, e in questo momento Thiago Motta ne ha un casino di meriti. Thiago Land sembra diventata. Adesso forse l'abbiamo montata troppo, però Thiago Land, montiamoci, quando vinciamo, carichiamoci, perché ce lo meritiamo. Davanti, Nico, 6 e mezzo, aveva fatto un bellissimo assist per Zirze, che ha sparato la curva a noi, ci ha regalato un pallone, e lo ringraziamo ancora. Buona partita quella di Nico, 6 e mezzo. Lì in mezzo, l'ho già detto tantissime volte, secondo me non ha il passo del trequartista, ma sta sfornando delle prestazioni di livello, di livello. I due esterni, diciamo i peggiori del Bologna di ieri. Perché? Perché Barrow in queste partite deve fare la differenza. Io a Musa gli ho dato 5 e mezzo. Mi devi fare di più. Ho visto voglia, ho visto carica, ho visto grinta, però molto inconcludente tutta questa carica e questa grinta. Bisogna fare molto di più. Ho visto che cercavi di farti dare il pallone, però quando ti arrivava effettivamente la tua pericolosità scarseggiava. Quest'estate c'è stata una promessa di doppia cifra. Io lo rammento. Dall'altra parte Ebischer, diciamo l'autore dell'episodio che ha rischiato di compromettere il mio Halloween, perché così è stato. Io gli do
un 5 perché sbavature ce ne sono state e quell'episodio poteva veramente costare caro al Bologna, poteva costare carissimo. Davanti, io a Dirze gli do un 6 e mezzo. Sì, qualche pallone l'ha perso, sì, qualche occasione l'ha sciupata, però abbiamo vinto 2-1 perché quella palla a Orsolini gliela dà lui. Io gli do 6 e mezzo e lo ripeto, questo ragazzo è molto giovane, ad oggi è al primo anno in Serie A, sta facendo la riserva di un fenomeno, due partite da titolare, un gol, un assist vittoria. Zirze, 6 e mezzo. Passiamo alle riserve. Orsolini si è risvegliato e io gli do 7, 7, 7. Contentissimo per il ragazzo, non cambio l'opinione su per quanto riguarda il giocatore, è un giocatore che ha sempre messo impegno, ma che in tanti momenti a Bologna non è stato in grado di incanalare questa sua carica in qualcosa di positivo. Si è perso molto spesso. Si è perso molto spesso. Per quanto riguarda la partita di ieri, 7. Fa un gol importante, si fa trovare pronto, ma anche prima del gol aveva fatto due recuperi in fase difensiva importanti che avevano già dato qualche messaggio in merito alla sua prestazione. Perché quando un giocatore fa certi recuperi anche difensivi, il tifoso lo vede. Ragazzi, quando c'è l'impegno, il tifoso lo vede. È quando non c'è l'impegno che il tifoso continua a non vederlo e si arrabbia. Ma Orsolini ieri si è impegnato anche prima del gol nel recuperare due palloni in modo intelligente e furbo e utile per la squadra. Orso, 7. Moro, 6. Qualche passaggio l'ha sbagliato, però sempre carico e grintoso per voler recuperare il pallone. Quindi Moro sufficiente. Soriano è entrato a fare la punta. Sei, qualche pallone l'abbiamo perso, però non è il suo ruolo, gli diamo la sufficienza. È entrato Lykoianis ed è entrato anche Sansone, entrambi SV. Thiago Motta, 7,5. Forse potrebbe essere iniziato un Thiegoland. Un Thiegoland. Perché il Bologna ieri, anche nel primo tempo, ha fatto vedere fraseggi e idee molto molto interessanti. La difesa sembra registrata, perché ieri se non facciamo quella cavolata del rigore, loro non fanno gol neanche con le mani. Quindi, con calma, però avevamo detto ci sono delle finali da vincere. Col Cagliari abbiamo vinto, convincendo il giusto. Con Lecce abbiamo vinto meritatamente. A Monza abbiamo vinto meritatamente, pur essendoci messi in difficoltà. Thiago Merlino, 7,5. E la magia inizia a essere un qualcosa di molto, molto, molto bello. Molto, molto bello. Voglio dare un voto anche a un'altra persona che ieri si è comportata da presidente e io a saputo do 8. 8. 8. Presidente che arriva in Italia, vinciamo. E dopo tanto tempo viene sotto il settore ospiti, anzi dietro, anche perché il settore ospiti e la curva sono 10 file, quindi cioè, sotto lo guardava negli occhi, è venuto dietro, 10 file del settore ospiti, ma delle due curve 10 file, ma 10 file, dai, ma l'anno prossimo allunghiamole un po' queste curve. Comunque, a parte questo, è venuto dietro, già saputo, a salutare il gruppo, a salutare i tifosi, gli ultras, e a caricare l'ambiente, cosa che gli si chiede da veramente tanto tanto tempo. Sia la volta buona che ha capito che oltre che un azionista questa città ha bisogno di un presidente e che fare presidente è anche bello, perché sono convinto che ieri sera quel sorriso che aveva l'ha avuto non tantissime volte grazie a questo sport. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video, tifosi ieri sera 10 migliori nello stadio. Migliori, i tifosi migliori. Un applauso anche ai tifosi del Monza che hanno ricordato Pablo Marie. Ti ricordo di iscriverti al canale, metti mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Dai, dai, dai!